Vediamo adesso l'ultima dimostrazione, dove c'è soltanto l'acqua, il ghiaccio non c'è più, si è sciolto tutto, e immaginiamo un certo riscaldamento di un Kelvin di questa massa d'acqua. Il volume dell'acqua all'inizio abbiamo detto che è 30 metri cubi, cioè 10 metri quadrati di area di base per 3 metri d'altezza. Questo è il coefficiente di dilatazione termica volumica dell'acqua, che significa che una certa massa d'acqua, ogni volta che viene riscaldata di un Kelvin, aumenta il suo volume di una parte, anzi di 0,2 parti su 1000, cioè di 2 parti su 10.000 rispetto al volume iniziale. Questa infatti è la formula dell'aumento di volume. Rispetto al volume iniziale, per ogni grado di riscaldamento, il volume aumenta di 2 parti su 10.000, 2,1 parti su 10.000. Andiamo a sostituire i valori 30 metri cubi, un Kelvin di riscaldamento, e otteniamo un aumento di volume di circa 6 litri. Quindi il volume finale sarà 30 metri cubi più 6 litri. Però l'obiettivo di questa dimostrazione è sapere di quanto si alza il livello. Naturalmente il livello si alza di più o di meno in base a seconda dell'area di base. Se il recipiente è più largo, il livello si alza di meno. Se il recipiente è più stretto, il livello si alza di più. Però quello che è indipendente dal fatto che il recipiente sia largo o stretto è l'aumento percentuale di livello, cioè l'innalzamento percentuale. L'innalzamento percentuale è delta H2, cioè di quanto si innalza rispetto ad H2, il livello di partenza. Infatti adesso tra poco dimostreremo questa formula, cioè delta H2 su H2, l'innalzamento percentuale dipende soltanto da quanto è il riscaldamento, cioè delta T, quanti gradi centigradi. Anche qui è riportata la stessa formula. Per fare la dimostrazione calcoliamo il volume finale dopo il riscaldamento, che è il volume iniziale più delta V. Delta V abbiamo visto è alfa V delta T, qui V ho chiamato il volume iniziale, prima l'avevo chiamato V0, ma è lo stesso. Quindi la formula completa, che già si conosceva, era volume finale uguale V1 più alfa delta T. Ma il volume iniziale è A2 per H2, A2 è l'area di base, ecco la formula, e anche il volume finale è A2, stessa area di base, il recipiente è sempre quello, per H2'. Quindi andiamo a sostituire V', H2, A2, H2'. V, anzi questo V qui, A2 H2. Quindi semplifichiamo A2 e otteniamo la nuova altezza H2' in funzione dell'altezza iniziale. Questa formula che si può anche scrivere così. Ma a noi interessa l'innalzamento percentuale, quindi ci serve delta H2, cioè di quanto si innalza rispetto al livello iniziale. Delta H2 è il valore finale meno il valore iniziale, H2' meno H2. Che si può anche scrivere quindi la formula in questo modo. Il rapporto H2' su H2, eccolo qui, lo troviamo dalla formula calcolata poco fa. Questo rapporto è 1 più alfa delta T, quindi abbiamo l'innalzamento percentuale del livello uguale a questo rapporto che è 1 più alfa delta T meno 1. L'1 va via, rimane alfa delta T. Quindi l'innalzamento percentuale di livello dipende soltanto dai gradi centigradi di riscaldamento. Adesso applichiamo questi calcoli agli oceani. Volevo calcolare di quanti metri si innalza un oceano per ogni grado centigrado di riscaldamento dell'acqua. Si innalza l'oceano per dilatazione termica. Quindi riscrivo questa formula così, delta H2 su delta T, quindi questo primo membro mi dice di quanti metri si alza il livello, delta H2 per ogni grado centigrado, uguale a alfa H2. H2 era il livello iniziale dell'acqua, quindi la profondità dell'oceano. In media su internet risulta che mediamente su tutta la Terra il valore medio di profondità degli oceani è 3,8 km. Quindi andando a sostituire H2 3,8 km nella formula di sotto, otteniamo alla fine il valore di 0,8 metri, quindi circa 80 centimetri per ogni grado di riscaldamento. Questo è l'aumento di livello degli oceani medio per ogni grado, quindi gli oceani si innalzano di quasi un metro per ogni Kelvin di riscaldamento. Qui è riportato lo stesso calcolo ma fatto con la formula iniziale, dove l'incognita è delta H2, cioè di quanto si alza il livello dell'oceano in corrispondenza di un riscaldamento di un grado, e viene infatti 80 centimetri. Dunque, in conclusione, quando c'è un riscaldamento globale, il livello degli oceani si alza, ma non a causa dello scioglimento dei ghiacci galleggianti,
a causa invece della dilatazione termica dell'acqua liquida, che secondo i miei calcoli contribuisce per quasi 1 metro di innalzamento degli oceani per ogni grado di riscaldamento termico. E poi il livello degli oceani si innalza anche per quest'altro motivo, cioè perché il ghiaccio che sta sulle terre emerse va a finire negli oceani innalzandoli.